Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Andrea e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Il maltempo purtroppo, e dico ahimè purtroppo, non ci sta lasciando in pace. Anche oggi, tutta la mattina che piove, esce il sole, piove ed esce il sole. Ormai non si capisce più qua. Dall'eterna primavera siamo passati all'eterno autunno. Bene, io oggi qui ho già la macchina accesa, si sta scaldando e andiamo a fare un giro tra Matagorda e Porto del Carmen per vedere, viste le piogge forti di questi giorni, se c'è qualche disastro in giro. Quindi venite con me. Ah, dimenticavo, mi raccomando, continuate ad iscrivervi al nostro canale cliccando sul pulsante iscriviti, e se volete non perdere nessuno, ma proprio nessuno dei nostri video, attivate anche la campanella. Inoltre volevo ringraziarvi perché nel video di giovedì abbiamo raggiunto, credo siamo sui 170 mi piace, quindi da oggi, visto che il video dell'altro giorno ci è riuscito largamente, da oggi spero che ogni nostro video riceva almeno 100 like. Bene, la mia macchinina è già bella calda, quindi possiamo partire. Via! Eccoci ragazzi, qui siamo a Playa de los Pocillos a Matagorda e adesso vi faccio vedere che cosa hanno portato, purtroppo ahimè, le fogne in questa bellissima spiaggia. Guardate un po'. E fortunatamente che l'uscita fogne sulla spiaggia ha delle griglie, perché sennò a quest'ora tutta quella porcheria che vedete bloccata dietro di me sarebbe finita qui sulla spiaggia. Quindi, meno male, è andata bene così. Ah, chiaramente volevo avvertire tutti che la fogna di cui vi stavo parlando non è fogna di acque nere, ma è tutto quanto quello che la strada raccoglie a livello di acque bianche, quindi non vi preoccupate che l'acqua sporca va dove deve andare, viene depurata, quindi state tranquilli. Io
Io infatti nel frattempo mi rincammino verso la macchina perché qui dietro di me stanno arrivando delle nuvole minacciosissime. Bene ragazzi, adesso ci spostiamo a Puerto del Carmen. Eccoci arrivati, siamo qui a Puerto del Carmen, siamo alla fine di Playa Grande e purtroppo l'accesso qui alla spiaggia è stato chiuso perché le piogge si sono portate via un po' di discesa. Non so se si riesce, a vedere, e hanno creato un bel laghetto sulla spiaggia. Beh, direi che neanche più di tanto ha fatto qui. Quindi, riassumendo, qui tra Puerto del Carmen e Matagorda i danni sono stati abbastanza lievi, le strade sono tutte quante a posto, per fortuna non si sono formate né buche né niente, quindi noi siamo contentissimi di quello, dei pochi danni che ci sono stati. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo, anzi ve lo dico, che domani ci sarà il doppio appuntamento con Curiosando Lanzarote, quindi non perdetevi l'appuntamento all'ora di pranzo con un video che ha fatto Anita di Costa Teghise, e domani sera come sempre con il nostro Saturday Night Live from Puerto del Carmen. Bene ragazzi,
con questo concludo il video. Vi do appuntamento a domani all'ora di pranzo. Vi saluto e vi do un abbraccio forte. Ciao a tutti e grazie per sostenerci ogni giorno. Ciao!